Buongiorno a tutti quanti ragazzi. Intanto un grazie a tutti voi per il sostegno che mi date, sia per gli abbonati che ho, base su YouTube Premium, quindi una questione un po' più anche sul privato. E vi ringrazio anche tutti coloro che mi danno un sostegno quando magari acquistano qualcosa sui negozi dove c'ho il link, perché mi permettono di portarvi cosine nuove, come ad esempio questa meraviglia qui. Oumo, questa è la scatolina. Scatolina, vabbè, semplice, però carina, col sacchettino porta pennello. Il pennello in questione è questo qua. Allora, bisogna essere obiettivi. Costa una bella fucilata, cioè nel senso costa ragazzi, ha un costo veramente elevato, però è qualcosa di meraviglioso, cioè anche il manico in questo caso è qualcosa di fantastico, la qualità della resina, della lavorazione, c'è tutta un'ammarezzatura che sembra quasi marmo, il legno sottolavorato è meraviglioso, però anche molto costoso. Ero interessato a provare questa fibra che ho sentito dire essere qualcosa di meraviglioso, ST1, versione non extra densa ma normale. Vediamo com'è e come lavora. Ci andò ad abbinare il Mjolnir di Bruno Iepariello di Sbarba, rasoio secondo me made in Italy, qualità prezzo fantastico, mi è piaciuto tantissimo. Questa è la versione machine, ok? Perché se dico macchine mi tirano le orecchiette, purtroppo sappiate che ogni tanto. E questo è un altro errore che ho fatto nei video precedenti, non è il Nebrodi, non sapevo neanche cos'era, mi sono informato, c'è questa catena montuosa, i Nebrodi, quindi si chiama Nebrodi. Portate pazienza, ogni tanto anch'io con le pronunce non ci azzecco tantissimo, anzi, diciamo che ci azzecco raramente. Che ci devo fare? Allora, non volevo riportare già così brevemente questo marchio, perché dopo sapete com'è, ma dico, ma adesso sei venduto anche qui. Lo porto perché questa profumazione mi ha fatto uscire il cervello. È una favola. Ok, a me piacciono, come mi è piaciuto da morire a Marrakesh, come la rosa di Andrea che è spaziale, ma ragazzi, questa profumazione qua nuova di Bruno Iepariello di Sbarba è qualcosa, Eden Rose, è qualcosa di micidiale. Mamma mia. Perché micidiale? Perché c'è un... Allora, c'è dentro la vaniglia, che a me la vaniglia non piace, quindi già questa è una cosa incredibile. Però in questo caso la vaniglia riesce a stemperare il floreale della rosa, stemperare la nota di oud e rende la profumazione maschia, elegante, buona, intensa, dolce ma non troppo dolce, speziata, calda, legnosa, proprio una roba meravigliosa. E non è la copia di qualcos'altro, ok? Non che sia sbagliato, perché se è una copia di qualcosa di veramente buono e fatto bene, perché no? Ma è anche un'idea di naso suo, quindi è bello anche che sia una profumazione originale, ok? Tanta, tanta, tanta roba. E adesso andiamo a provare insieme. Così. Metto un po' il sapone con un po' di acquetta. Andiamo a bagnarci la barbina e vediamo cosa succede. Olla. Ci mettiamo un po' di prebarba, sempre il mio. Anzi, sapete cosa faccio? Siccome conosco già la base, cioè nel senso conosco già le prestazioni, la qualità del sapone, come prebarba andiamo a provare il Cella. Prebarba della Cella Bio. Vediamo com'è. Guarda, è nuovo. L'avevo preso ancora tempo fa e non l'ho mai provato e adesso è arrivato il momento di provarlo, no?
bello denso, molto molto denso. La profumazione è molto buona. Sono proprio quelle classiche profumazioni maschili all'acqua di Gio. Anzi, sembra proprio acqua di Gio. Ci assomiglia molto all'acqua di Gio. Ecco, in questo caso devo dire la verità, un pre-barba con una profumazione intensa così, va bene che dopo, tra un po', questo qua scompare perché comunque è un pre-barba, ci metti il sapone, tutto e se ne va. Però profumazione, un pre-barba che ha una profumazione così, rischi che dopo vadano ad agire anche nel sapone, nella profumazione, se magari non è anche tanto forte, quindi non è che sia una cosa proprio che mi faccia impazzire. Però anche perché è abbastanza, questa si sente abbastanza intensa, però è buona, bisogna dire la verità, molto buona. E comunque non quelle profumazioni, comunque un agrumato un po' legnoso che bene o male si può abbinare un po' con tutto, ecco. Non è che ha una persistenza sicuramente, chissà che cosa. Andiamo, peschiamo. Ah, ho montato una Super Iridium. Quello qua, Super Iridium sul Mjolnir. Perché comunque è un bel rasoione, cioè è il martello, come ho detto, di Thor, però un martello gentile, dolce, rasoio molto molto dolce, molto gestibile, quindi si può usare anche nella meta bella tagliente. Non so se basta. Andiamo a vedere. Molti nel gruppo, dopo aver provato questo ciuffo, questo è nodo 27, hanno decretato essere il miglior sintetico in circolazione. Andiamo a vedere se è vero. Dopo, ragazzi, c'è a un certo livello, è anche una questione di gusto personale, se uno preferisce più un tipo di massaggio magari un po' più corposo, più che ti dia una sensazione o un'altra, cioè nel senso che siamo comunque arrivati che i top ciuffi come Boti N3C, come che ciuffo di Omega Evo, che io adoro l'1, c'è chi impazzisce per il 2, anche se io, per me il 2 è troppo troppo sottili, mi piace un massaggio un po' più vigoroso. Mamma che profumazione, ragazzi, mamma 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 che buono. E ora, il ciuffo mi piace molto. E ora, da come avevo sentito gli altri parlarne, mi aspettavo un qualcosa che, nel senso di talmente innovativo e mostruoso da farmi dire wow, che roba! È un ottimo ciuffo. È veramente di altissima qualità, è una mezza via secondo me tra l'Evo 1 e il 2, nel senso che ha le fibre molto fine, molto sottili, il massaggio è veramente molto confortevole, non fa effetto frusta. Mi dà un po' più soddisfazione, ragazzi, questo è un gusto personale mio, l'N3C e l'Omega Evo 1, però siamo a livelli altissimi, cioè nel senso monta, trattiene l'acqua in una maniera mostruosa e come performance, cioè qua siamo a livelli micidiali. Cioè, ragazzi, è un montaggio
Anche l'Uomo 5G, grandissimo ciuffo anche quello. Diciamo che se uno ama i sintetici, ognuno ha le sue caratteristiche, sono ciuffi che comunque secondo me vanno provati, cioè meritano di essere provati. Io la penso così. Comunque, bel pennello, sicuramente non un pennello che venderò, ecco, anche perché ha qualcosa in più di Omega Evo 2, nonostante abbia le fibre sottili, quindi mi piace da morire. Questo è il mio Orni, però ci ho fatto il trattamento con le nanoparticelle, cosa che ci sto ancora lavorando, ma quando sarà, se sarà possibile che uscirà veramente che sull'ottone, come dico io, tutto, una bella cosa, ragazzi, perché avrete un metallo che praticamente non si ossida più, non si arrugginisce più, lo potete anche lasciare bagnato, che le gocce si asciugano e non, cioè, se si staccano da solo dal metallo, non si ossida più, cioè avete una cosa che vi dura una vita mostruosa. In più fa uno strato trasparente ma più scorrevole, quindi il rasoio scorre con una velocità micidiale. Tra l'altro è una profumazione che anche nell'aftershave ha una persistenza tanta tanta roba. Rasoio dolcissimo, però secondo me il giusto efficace, molto intuitivo, aiuta anche chi comincia con la rasatura tradizionale. Secondo me davvero un rasoio non troppo difficile, ma comunque cominci ad imparare a gestire il peso. Finiture ben fatte. Si vedono i segni di lavorazione, ma sono come una trama, no? Cioè, sono dei segni di lavorazione che sono, secondo me, belli da vedere. Ci sono dove servono, in altri casi si vede proprio, cioè, rifinito bene. A me piace tantissimo, ragazzi, a me piace. E anche il costo. Il prezzo è di tutto rispetto. Cioè, secondo me questi sono progetti da sostenere perché sono Made in Italy. Acciaio, acciaio, ragazzi, acciaio, facciamo l'acciaio che a noi appassionati amiamo l'acciaio. Dopo sì, fate per carità le versioni alluminio, a chi piace l'ottone, ognuno ha i suoi gusti, però acciaio, ragazzi. Che vi dà proprio quella bella sensazione in mano, che è bello da vedere, da toccare, da usare. Acciaio. Gran ciuffo comunque, gran ciuffo. Ne spennellamento così sembra addirittura, cioè sembra veramente quasi di usare un tasso, eh. Non si sente la plasticosità assolutamente, cioè è un ciuffo di altissimo livello. Però vi dico, mi aspettavo qualcosa che mi facesse proprio sconvolgere, sarà che ormai quando hai provato tante tante cose, trovare qualcosa che ti sconvolge e che sia proprio facilissimo.
Spettacolo, ragazzi. Il rasoio ha acquistato anche già scorrevole di suo perché è lavorato bello, anche se è machine, ma ha una lavorazione molto, per quello che dico che è una trama e non è, perché non la senti al tatto, si può dire, cioè una lavorazione molto liscio di suo, adesso così, ragazzi, vola. Quasi troppo, a dire la verità, perché cioè, mi scappa quasi il rasoio del viso. Se siete abituati a non avere questa scorrevolezza qua su un rasoio, perché è quasi impossibile arrivare a una scorrevolezza così, cioè, forse neanche un Wolfman a specchio arrivi a una scorrevolezza così. Proprio per questo trattamento. E quindi sembra quasi di usare un altro rasoio. Poi Bruno ha avuto veramente il coraggio di, in un periodo che, ragazzi, non è facile competere e portare cose del genere, ha avuto il coraggio comunque di portare un prodotto made in Italy e secondo me è di gran livello, sia esteticamente che come lavorazioni, come finitura, come taglio, come progetto, non assomiglia a niente altro. E in acciaio. Io, ragazzi, c'ho la fissa nell'acciaio, poco da fare, potete dirmi quello che volete, ma per me niente ha il fascino del rasoio in acciaio, niente. Bene, ritocchini e basta. Già così mi potrei fermare perché ho un BBS veramente ottimo, però sapete che quando uno c'ha le fissazioni come me, comunque sono molto soddisfatto anche di sto pennello qua, soddisfatto perché la qualità, manico, ciuffo e tutto, tanta roba. Il manico secondo me è leggermente sproporzionato del ciuffo, cioè nel senso che è un po' grandicello, se devo dire la verità, è un po' cicciottello, però è bello, bello, fatto bene, si può dire di niente. Piacerebbe rimandarglielo a Bruno a farglielo provare questo trattamento qua, perché è una roba. Ma speriamo di riuscire, soprattutto perché secondo me su sti rasoi qua ha senso fino a un certo punto. Sì, puoi usare magari anche un acciaio un po' meno pregiato, gli fai questo trattamento e non hai più paura che si ossida, che si arrugginisca, ci puoi lasciare anche dentro la lametta. Anche se non va mai bene. Senza paura, ecco, però e più sull'ottone, secondo me, cioè il rasoio in ottone, ragazzi, avere le lucidi. Ti fai questo trattamento qua e c'hai praticamente il rasoio che ti rimane dorato e in ottone, meraviglioso, bello, e
perché l'ottone lucido comunque non è male, non mi fa impazzire lo stesso, però non è male. È raro che non si ossida, è top. È un rasoio che si ossida, non, a me, io non ce la faccio proprio, cioè. E non mi va neanche, anche se un po' di acido citrico, tutto quello che vuoi, in un attimo lo rilucidi, non è che ci voglia chissà cosa. Io non c'ho voglia, cioè se mi viene il pallino che mi vuole farmi la barba adesso, non devo mettermi il rasoio in acido per vederlo lucido, per... non mi piace, non mi piace ragazzi, è una cosa mia, non mi piace. Aftershave alcolico, mamma mia, era appena messo, proprio appena messo arriva la botta alcolica, quindi sentite proprio, non bruciore, io almeno rasatura perfetta. Sentite però proprio la botta alcolica dell'alcol. Dopo ragazzi, si apre la rosa, proprio subito sento la rosa e dopo senti proprio questo mix di vaniglia e oud che rende la profumazione, non so se c'è anche del patchouli o qualche altra nota un po' legnosa, un po' floreale, legnosa. Non ho guardato tutta la piramide olfattiva, comunque non me la ricordo, ci ho dato un'occhiata così e vi parlo delle mie sensazioni che è meglio. Fumazione di un'eleganza, di una mascolinità e... mamma che buona! Cioè proprio... questa racchiude proprio in toto i miei gusti. Fantastica! E dopo proprio ben articolata, ben fatta e anche la qualità percepita a naso, secondo me, qui è veramente, veramente alta. Bravo, bravo Bruno, bel lavoro. Per quanto mi riguarda, bel lavoro anche con il rasoio. Qualità prezzo, ragazzi, rasoio fantastico, bello, bello, suo bel peso, in acciaio, fatto bene, vi dà la sensazione di avere in mano un rasoio da maschio, non rasoietti per i nani, nel senso buono del termine, cioè nel senso rasoietti per i folletti, questo volevo dire, portate pazienza. E niente da dire, pennello fantastico, manico fantastico, lavorano benissimo, si fanno anche pagare adesso, cioè nel senso c'è più niente da dire, il lavoro è ottimo e anche i soldi che li paghi sono tanti. Se Yaki è qua, Botti è qua, Omo è qua, però anche il costo di quello che vai a comprare, ragazzi, qua paghi tantissimo, hai una lavorazione fantastica. Omo, secondo me, ha dei ciuffi che come prestazioni non ha niente da invidiare a Omo. Logicamente non ha questa raffinatezza nella lavorazione di manici e tutto, però la qualità percepita dei ciuffi, secondo me, siamo lì e costano un bel po' di meno. Omo, ragazzi, ormai è diventata tutto per tutto un'azienda artigiana di lusso, insomma quasi di lusso, anche se è cinese. Bene ragazzi, io vi ho detto tutto quello che pensavo, veramente una sbarbata, cioè lo vedete da voi, una sbarbata fantastica dal rasoio al pennello e al set, che è una profumazione che adoro veramente. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!